A questo punto salteremo insieme due fili precedentemente stagnati. È molto semplice. L'importante è non muoverli dopo che si sono saldati, in modo che lo stagno possa solidificare. Si avvicinano, poi una volta che sono molto molto vicini, si fondono la quantità adeguata di stagno. Come vedete lo stagno si diffonde i due fili formando una saldatura. A questo punto basta aspettare che si raffreddi senza soffiare e il filo effettivamente è saldato in modo perfetto.